Amici di Mien, siamo qua al BlackBerry Innovation Forum con il BlackBerry Torch 9860 a 1.2 GHz di processore, 1 GB di memoria espandibile fino a 32 GB con microSD, una fotocamera da 5 megapixel con flash LED. Lo schermo ha una risoluzione di 800x480, è molto ma molto nitido e ha 6.2 ore di autonomia in chiamata e 13.9 giorni di standby. Il sistema è il solito che abbiamo già visto oggi, molto fluido, non ha assolutamente nessun problema. Qua abbiamo il centro notifiche BlackBerry con il calendario, molto comodo da usare, simile a quello di Windows Phone. Abbiamo il solito trackpad BlackBerry per muoverci nei menu. BlackBerry App World si sta sempre più popolando ed è abbastanza funzionale, come potete vedere. Proviamo ad aprire il browser. Proviamo ad andare sul sito del Corriere. Questa è la versione mobile, comunque molto fluido. Quello è. Per uscire si schiaccia il tasto chiudi chiamata. C'è il login, perché questo? Alla fine il sistema è sempre questo. Il prezzo rimane sempre alto, come tutti i BlackBerry, però siamo forse riusciti a capire il motivo di questi prezzi alti. Il BlackBerry fu un telefono per utenza classica e un telefono per le aziende. Quindi tutto ciò che concerne la fascia aziendale è svolta ottimamente, senza alcun problema, da tutti i punti di vista, sia per la sicurezza che per le applicazioni aggiuntive. Quindi un telefono che consigliamo soprattutto alle persone che si occupano di business management. Il prezzo invece per la fascia classica di utenza è abbastanza alto. Abbiamo comunque un voto inferiore al cellulare di prima perché i materiali sono plastici e le caratteristiche sono le medesime. Da Lorenzo Terzi e Claudio Fradale è tutto.